prima volta che mi sono ritrovata a percorrere questa strada, l'ho fatto correndo. Le mie gambe erano pesanti e questa salita sembrava interminabile. Correvo incontro alla speranza, alla quale sono rimasta aggrappata fino all'ultimo. Correvo per riabbracciare mio fratello, per stringerlo e rassicurarlo, ma non ce l'ho fatta. Qui è finito tutto. Ho riabbracciato un corpo senza anima. Non ho più rivisto l'azzurro dei suoi occhi perché li aveva già chiusi. Era immobile sopra ad una barella, sporco di sangue e pieno di polvere. Lì ho realizzato di essere rimasta da sola. Abbiamo fatto i primi passi insieme e camminare da sola mi costa sacrificio ogni giorno. Non ci sarà seduto in prima fila nel giorno del mio matrimonio, non mi farà gli auguri tenendo in braccio i miei figli, non mi prenderà in giro per i miei primi capelli bianchi. Ma una cosa è certa, ha lasciato le sue radici e quelle nessuno potrà mai sradicarle. Vito rimarrà nella storia, una storia che non ha scelto lui ma della quale è stato vittima e protagonista. Nell'ingiustizia è stata fatta giustizia e questa porta il suo nome, Vito. Hai vinto, fratellino. Perché volevano far passare quel crollo come una tragica fatalità. Mentre le responsabilità erano chiare e la giustizia lo ha confermato. Perché la tua morte ha scatenato una reazione, una lotta per mettere in sicurezza le scuole del nostro paese. Perché non ci siano altri Vito. Perché non si può morire a scuola. Arrivederci, fratellino.